Fermi. Benzina davanti. Qual è lo stato di salute dei PD e quali le aspettative? Diciamo c'è il numero, giriamo le spalle, scusate, fare la testa, io vado qua. Allarghiamoci un po'. Qual è lo stato di salute sanitario del nostro paese? Innanzitutto siamo preoccuparci dello stato di salute di questo paese e della sua economia. Siamo particolarmente preoccupati del fatto che il governo non abbia ancora ritenuto di dare indicazioni su cosa intende fare per questa manovra e siamo ancora più preoccupati dalle voci che si rincorrono sul fatto che farebbero cassa ancora una volta sulle pensioni. Non sarebbe la prima volta, purtroppo. E non possiamo accettare di vedere ulteriori tagli all'inflazione delle pensioni. Noi non dobbiamo dimenticare che le famiglie sono in grossa difficoltà, soprattutto le fasce economicamente più fragili hanno avuto un peso dell'inflazione del 17%. Questo vuol dire che le famiglie italiane dopo 2 anni di governo Meloni fanno più fatica di prima a fare la spesa e questo governo sul caro vita non ha fatto nulla. Quindi anzitutto siamo qui a occuparci di questo, della condizione di salute del paese, della sua economia, della questione sociale e salariale che è del tutto negata da questo governo. Noi continuiamo a raccogliere le firme sul salario minimo, continuiamo a chiedere maggiori risorse anche nella prossima manovra per evitare lo smantellamento della sanità pubblica, perché le liste d'attesa purtroppo continuano ad allungarsi e questo sta negando il diritto alla salute scritto in Costituzione a troppe persone davvero. Quindi noi insisteremo su questi temi in questa ripresa. Sono felice di essere oggi in Umbria, oggi alla festa dell'Unità di Terni. Ringrazio la nostra comunità democratica e i suoi volontari che tengono in piedi le feste in tutta Italia. Sono momenti importanti per noi ed è importante essere qui. Stiamo per affrontare in Umbria una sfida particolarmente importante per il futuro di questa regione. E vogliamo costruire un futuro più giusto, un futuro migliore. Sono particolarmente felice ed entusiasta di sostenere insieme a tutto il Partito Democratico la candidatura della sindaca di Assisi, Stefania Proietti, una candidatura di elevatissima qualità come ha dimostrato in questi anni di amministrazione nella città di Assisi e siamo convinti che possa scrivere una pagina di futuro migliore per questa regione e siamo molto felici che ci sia una coalizione molto ampia a sostenerla e che insieme queste forze, pur nelle loro diversità, siamo andate da lei per chiederle una disponibilità che generosamente ha voluto dare, per cui la ringrazio infinitamente. Segretario, ma dialogherebbe anche col sindaco di Terni per farci la testa? Guardi no, vi ringrazio, vado a parlare al nostro pubblico, grazie, arrivederci, buon lavoro.